Canto liturgico è parte integrante dell'azione liturgica, è preghiera cantata, così come i fedeli vanno a messa per pregare, per partecipare al mistero eucaristico, così cantano e partecipano col canto a questo stesso mistero che diventa preghiera per loro intensa, perché il canto è preghiera che coinvolge tutto, mente, cuore, corpo, e questo è il senso del canto liturgico che nella Chiesa c'è sempre stato, da sempre, dall'inizio. Il repertorio deve essere pertinente all'azione liturgica, deve avere la qualità necessaria, come ci insegna la Chiesa nei documenti conciliari e nel decreto di applicazione musical sacra, e nello stesso tempo deve essere capace di partecipazione. Cioè la novità che il Concilio ci ha donato è quella di coniugare qualità e partecipazione per innalzare il livello del canto liturgico, senza distaccarlo dalla realtà del popolo di Dio. L'ideale della Chiesa è che il popolo di Dio canti in maniera bella, intensa, autentica, e quindi possa far diventare la sua preghiera ancora più efficace e ancora più completa.